Sabatini. Non sai che non usciamo da quello fortissimo. Infatti Sabatini ha un po' rettificato ciò che era stato detto da altri, cioè ha detto possiamo, cioè ci crediamo, possiamo arrivare fino in fondo, ha detto una frase importante, ha detto l'Europa, vincere l'Europa League può essere propedeutico a fare meglio nella Champions, speriamo dell'anno prossimo. Però ha detto anche un'altra frase ed è la prima volta. E volevo farti questa da parte mia ultima domanda. Per la prima volta quest'anno c'è un tesserato della Roma che smette di parlare di scudetto, ovvero possiamo vincere o lo vinceremo, come è stato fatto fino a 2 settimane fa, ma ha detto pensiamo a difendere il secondo posto guardando al primo. Già c'è un cambio, diciamo, di Di mentalità. rotta, certo. Eh beh, sì, cioè, non vorrei essere troppo drastico, però come dire, puntiamo al secondo, cioè, per come stiamo adesso, al grazie di quello che difendiamo al secondo posto. E quindi, insomma, considerando che il Napoli adesso è a 4 punti, Sì. è in trend positivo. E la Roma invece è un trend assolutamente disastroso. E a me da una settimana, non voglio essere, diciamo, da una settimana comincio a pensare seriamente che bisogna difendere il secondo posto piuttosto che pensare al primo. Io ti dico che famosa è la Roma Juventus, quindi quella sarà la partita spartiacque. Se puoi continuare a lottare per il primo posto, lo capirai anche da lì. Certo, è chiaro che se tu perdi domenica e la Juve vince, va più 10, è una partita. Però abbiamo ancora un mese che possiamo galleggiare su quell'obiettivo. Se quella partita poi va male, e allora bisogna a quel punto rimontare l'Europa League, perché l'Europa Certo. League nel frattempo ha fatto che non torno solo neanche, perché ha fatto l'andata con Feyenoord, il ritorno non so se c'era il prima, poco prima, No, subito allora, dopo. in realtà la Roma andrà a giocare con la Juventus che già sa se ha un'alternativa o meno, perché contro il Feyenoord sarà 19-25 febbraio. Ah, Quindi ok, sì, vado, la perfetto, Roma, quindi l'unica cosa positiva è che pochi giorni prima dell'andata ritroveremo sia Doumbia che Gervinho, che secondo me ormai con la fortuna che abbiamo arriveranno dritti in finale sì, in Coppa d'Africa. sono in Sono finale. in Hanno finale, battuto 3-1 il ecco. Congo e quindi andranno Vabbè, tanto probabilmente contro il anche Ghana. se perdevano comunque facciamo terzo e quarto posto, quindi cambiamo. Ah, Esatto, esatto, quindi ho detto tanto una meglio cappellata. così. Quindi il nostro Gervinho e anche il nostro Seydou Doumbia si giocheranno la Coppa d'Africa probabilmente contro il Ghana, ci diceva Matteo, però poi torneranno, chissà se da trionfatori o meno, e torneranno e l'ultima, lo so che avevo detto che era l'ultima, però parlando di Gervinho, l'ultima domanda che ti faccio è, secondo te Luca, la Roma cambierà drasticamente con questi due giocatori, soprattutto con Gervinho? È lì la chiave di volta della Roma di questo momento? guarda, Gervinho è un elemento per la Roma fondamentale per come gioca e sostiene, ma non pensavo che era così imprescindibile, perché senza Gervinho la Roma è una squadra qualunque, e questo sinceramente non l'avrei mai immaginato. Tutti sapevamo che partiva la Coppa d'Africa, poi sappiamo che quella fortuna che abbiamo noi, se Gervinho dove poteva arrivare in finale, contando la storia della Roma, cioè Gervinho dove poteva arrivare in finale dopo che è stato espulsato nella giornata, è stato a rischio che poteva Squalificato. continuare la competizione, quello è il classico della nostra storia. Però non pensavo a una dipendenza così totale da un giocatore che ovviamente è andato partito lui, la Roma, cioè, oltre ha smesso di vincere, ha vinto solo l'Udine, ma ha proprio smesso di Ha smesso di giocare. giocare, E questa è la comunque, cosa. tornando un attimo indietro, una piccolissima parentesi, se Sì. te con l'Europa League con Feyenoord non passi facendo gli scongiuri e poi arrivi con la Roma Juventus che ha abbandonato quell'obiettivo scudetto, cioè noi stiamo a 2 marzo fuori da tutto,
cioè neanche, non lo so, all'epoca di Del Neri, al marzo fai fuori da tutto. Guarda Luca, io ti ringrazio perché hai detto questa cosa e è calato tipo cioè si è sentito ton 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 proprio niente, così c'ho le lacrime agli occhi, Luca. Sì, io vorrei dire un'altra cosa però, che tante altre volte di questo di a marzo lottavamo, l'unica cosa per cui si lottava era il secondo o terzo posto. No, anche cioè, meno, pensiamo anche questo. No, 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 ma cioè, allora, credo, diciamo, è vero che però diciamo ecco. Che se dobbiamo fare il confronto anche con la storia recente con Luis Enrique, eravamo insomma già ben lontani, siamo arrivati settimi, sì, con Luis Enrique siamo arrivati settimi, con Zeman barra Andreazzoli di nuovo siamo arrivati arrivati settimi, quindi insomma già siamo molto meglio, però ecco sì, sì, sicuramente, però te hai partito all'inizio anno, vogliamo vincere lo scudetto. Ah, no, no, certo, infatti sì. Almeno fase... vogliono stare fino a maggio, no? In marzo. No, no, assolutamente. Allora, se Matteo non ha domande, no, possiamo no. Salutare e ringraziare Luca. Ciao Luca, grazie di tutto. Ciao, ciao Matteo, ciao Valerio, un saluto a tutti, come sempre io ripeto ogni volta, è un piacere intervenire. È per noi, è tutto nostro Luca. Allora, un grazie a Luca Parmigiani di ForzaRoma.info, gli diamo appuntamento alla prossima settimana e intanto che chiudi la telefonata, sì. Grazie Franca Iolanda e Matteo, vogliamo andare con un'altra pausetta musicale? Che sì. Mettiamo? Allora, mettiamo Cannabis degli Scapè. Anche questa l'hai detto... Cannabis, Matteo. Cannabis, no, questa io è questa cannabis. Questa è cannabis. Vabbè, per come viene cantata. Suona male, datemi, dai. Cannabis. Va bene, cannabis. Saca già la cinatron, venga già se cinatron, quémame la cinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la cinatron, venga ya se cinatron, quémame la cinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización de calidad y barato. Legal, legalización, basta de prohibición. Prohibición. ¡Arriba! ¡Qué rico! Le choque la latina, no hay en piso de molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización,
eccoci, siamo di nuovo in diretta con la Dana dei Lupi su RadioRomaFutura.it. Prima di salutare chi avevamo annunciato, insomma, in scaletta, come dicono quelli bravi. Quelli bravi. Esatto. E vi ricordo che potete ascoltare il podcast, potete scaricare il podcast della Dana dei Lupi su RadioRomaFutura.it, ma ve lo diciamo oggi per la prima volta, perché il ben più moderno Matteo Pietrosanti me lo diceva mentre venivamo qui in macchina: potete andare sul vostro App Store e scaricare la app di Spreaker, che è il portale, insomma il programma che noi utilizziamo, sul quale Radio Roma Futura è presente. E quindi, scaricando Spreaker, sarà molto semplice ascoltare la Tana dei Lupi. Basterà cercare proprio la Tana dei Lupi e trovate tutte le puntate arretrate. Quindi, se volete farvi del male, andate ad ascoltarle. E poi, quando vi trovate, insomma, il martedì o il mercoledì dalle 21 in poi, in contemporanea, potete ascoltarci. E ora torniamo a bomba sull'argomento, torniamo a bomba con il secondo ospite telefonico di oggi, che è Francesco Serafini. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Francesco? Francesco? Perfetto, oddio, ho parlato mezz'ora, l'ho introdotto e poi... Francesco? Niente. Proviamo ad attaccare, a richiamarlo. Attacchiamo e richiamiamo. E proviamo a richiamare Francesco. Nel frattempo, insomma, vi faccio... Insomma, vediamo un po', Sì, nel frattempo diciamo che Napoli-Inter, perché si giocano l'altra semifinale, stanno 0-0. Ok. Alla 60esima. Pronto, Francesco? Eccoci. Pronto? Ci senti? Pronto? Francesco? Sì. Benissimo, allora io avevo parlato mezz'ora introducendoti, manco fossi capito. E poi sono caduto a lui. Perfetto, però mai smontato in una maniera indecente. Allora salutiamo di nuovo Francesco Serafini. Ciao Fra. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Allora Francesco, è la prima volta che intervieni e insomma intanto ti ringraziamo per dedicarci un po' di tempo. Tu sei un tifoso... Un tifoso come noi, e la prima domanda che ti faccio è come ti sei sentito durante e poi subito dopo la partita di ieri, persa dalla Roma contro la Fiorentina. Sì, allora ti devo dire che dopo le ultime uscite non è che avessi altissime aspettative sulla partita di ieri sera, e quindi diciamo che sotto quel punto di vista l'ho vista un po' più serenamente, ma di quella serenità proprio un po' dimessa, no? Cioè io vedo una squadra che fa fatica, non tanto dal punto di vista atletico, cioè il problema è che non le riescono proprio più le cose che si vedevano l'anno scorso. Si vede chiaramente, insomma, che c'è un problema di gioco che adesso nessuno capisce bene a cosa sia dovuto. Però insomma io vedo giocatori che provano anche a correre, a impegnarsi, ma arrivano sempre secondi sul pallone. È proprio insomma una cosa brutta da vedere. Quindi e poi quando ho visto insomma la doppietta di Gomez, pure quella un pochino me l'aspettavo, perché è il classico giocatore che se la Roma fa risuscitare, no, dai morti. Esatto. Dopo il campionato che ce l'aveva fatto, adesso ci ha fatto la doppietta e niente, Valerio, penso sia la conseguenza di quello che avevo visto per tutta la partita, insomma. C'è qualche giocatore che ti sta deludendo in quest'ultimo mese, diciamo, da quando la Roma ha smesso di vincere? Sì, in realtà